signora Toia, buonasera, non potevamo non sentirla, anche voi avete collaborato con un carro che è qua presente, che questa sera viene bruciato, una tradizione, la vostra, che continua negli anni. Sì, la nostra è una vecchia tradizione, la famiglia Gustocca ha sempre collaborato facendo la gioia anche nell'anno del Covid, quando non era stato possibile realizzarla da parte di altre associazioni, noi siamo stati scelti dal comune proprio perché è una tradizione della nostra associazione. Anche quest'anno una giovia grande, una giovia realizzata dagli ragazzi dell'associazione Marco Riva, che sono ragazzi con qualche problematica, abbiamo voluto coinvolgerli proprio perché facessero parte, diciamo, dell'ambiente sociale. Senta, uno dei problemi maggiori è che non si trovano volontari, anche per il carnevale esiste questo problema, da parte vostra? Effettivamente i volontari non sono molti e il Covid ha limitato molto le nuove iscrizioni, diciamo, anche alla famiglia Gustocca come a tutte le associazioni. Confidiamo che quest'anno, con questo concorso realizzato dall'assessore Maffioli e dal sindaco Antonelli, collaborino un po' di più questi giovani e partecipano alle nostre iniziative, perché abbiamo bisogno anche di un ricambio, ovviamente. Eccoci qua, voi siete ovviamente la parte fondamentale di questa serata, insomma. Senta, bruciare una gioia adesso è diventata un'avventura, ci vogliono un casino di permessi. Come sono le regolamentazioni adesso? Diciamo che le restrizioni sono sempre più alte, bisogna tenere in considerazione troppe cose, tante cose, e la sicurezza non è mai troppo. Quindi quest'anno ci siamo offerti volontari per fare da sicurezza a Busto Arsizio. Sì, diciamo che se uno decide di bruciare un fantoccio non è così semplice, ha una serie di, di regole da rispettare. Assolutamente, anche perché su un fantoccio comunque c'è del materiale che comunque è inquinante. Okay. Addirittura avremmo anche vedere di che materiale sono fatti i fantocci, ma qua vedo che... Perché ci sono delle leggi regionali che impongono delle limitazioni. Sì, sicuramente ogni regione ha le sue normative che sarebbero rispettate, poi dopo si sa che qualcuno fa di testa sua. Poi chiamano noi. Allora, una mamma con il bambino, ovviamente, per questa festività che è molto più sentita dai bambini. Sì, infatti già la scuola stamattina li ha portati in piazza a vedere appunto le gioie, e quindi è una cosa che sicuramente li diverte. Poi il fatto di vedere magari anche le fiamme, il camion dei pompieri, sicuramente è divertente, insomma. È giusto, è una tradizione che continua, siamo cresciuti con le gioie. È giusto che chi è più giovane mantenga questa tradizione. Sì, è giustissimo. C'è. Allora, lei sicuramente ha molto da raccontare, nel senso che ne ha viste. Adesso è un po' di anni che io, diciamo, la gioia non la vedevo perché ero via all'estero. Ecco, ma com'è cambiata negli anni? Adesso io praticamente dalla prima volta, sono 30 anni fa, ho visto l'ultima volta. Appunto, ma quale differenza ha visto, insomma? Adesso è un po' più moderna, non è più la gioia dei tempi di 40-50 anni fa. Com'erano le gioie di 40 anni fa? Era una roba più popolare, più casalinga, più... Sa che adesso bisogna chiedere un casino di permessi per bruciare... Bisogna chiedere tantissimi permessi adesso per fare questa cosa. Lo so, se prima accendevamo fuochi da tutte le parti, ogni casa si faceva la sua gioia in casa. E visto che siamo comunque molto a ridosso del carnevale, com'era il carnevale una volta? Il carnevale era abbastanza... Sì, facevano i carri, erano più artigianali, chiamiamoli così, no? Sì, però era una bella festa. Era una festa molto sentita. Più sentita e paesana, chiamiamolo così. Allora, sindaco, una tradizione che si porta avanti. Sì, una tradizione che si rinnova, deve rinnovarsi, tanto è vero che quest'anno abbiamo esteso alle scuole, anzi abbiamo dato un premio alla miglior gioia che organizziamo proprio per invogliare i bambini a cominciare a capire cos'è la gioia per Busto Arsizio, così quando crescono poi avranno questa passione
perché ormai è tanti anni che c'è, una tradizione che deve andare avanti assolutamente. Ecco, e poi visto che siamo più o meno nel periodo, il carnevale viene mantenuto, insomma, continua questa tradizione, sì, sulla dicitura di Sacconago. Beh sì, anche il carnevale è una tradizione che piace ai bustocchi, però hanno sempre più difficoltà a preparare i carri, purtroppo, come tutti. Non si trovano volontari. Non si trovano i volontari, quindi qua c'è una difficoltà maggiore rispetto alla gioia, anche perché sono cose molto più grosse e più importanti. Ecco qua, siamo qua in piazza dove questi fortunati, è caso di dirlo perché visto la coda, voi siete arrivati siamo prima. Siamo stati primi, siamo stati primi a metterci in coda. Quindi l'esperienza insegna. Sì, certo. No, avevo l'amica davanti, però è lei che mi ha preso il posto. Da quello che posso capire non è il primo anno che venite qui. Io sì, è il primo anno. Ma venite da? Samarate. No, io sono di Busto e gli ho detto alla mia collega di venire perché era buono il riso e una cosa bella e bisogna venire tutti gli anni. Festeggiare la gioia, no? Bisogna bruciarla. Anche a Samarate c'è la gioia. E io sono venuta per far compagnia, per stare in compagnia con lei. Quindi lo chef è promosso a 5 stelle? Sì, 5 stelle lo chef. Buono.